Metti che tu, giovane ragazzo siciliano, abbia la passione per il cinema o per il doppiaggio, magari per il teatro, in ogni caso per la recitazione, e vuoi partire per Roma domani stesso. Superi il Mar Mediterraneo, prendi il treno, la nave o l'aereo, insomma la scelta è tua. Poi però arrivi lì, all'Accademia, qualcuno accetta di farti un provino e ti viene quell'ansia, quel dubbio in testa. Ma i giovani siciliani possono davvero farcela? Certo che riescono i siciliani, altro che, ma come riescono tutti? Si riesce nel momento in cui si ha soprattutto una grande volontà di riuscire e una curiosità, una malleabilità e una personalità. E sono tutte doti che ai siciliani non mancano. Magari hai anche la fortuna di entrare a far parte dell'Accademia Silvio D'Amico o al Centro Sperimentale di Cinematografia, che tra l'altro ha compiuto 80 anni e 5 giovani registi gli hanno fatto anche un documentario per celebrarlo. Beh, insomma, è stato l'unico luogo di formazione del cinema, molto importante, fin dall'inizio ha avuto un grande prestigio, oltre ad avere il merito di essere stata una delle prime scuole di cinema nel mondo. E sono 80 anni che permettono di piazzare il cinema anche nella storia, nelle vicende storiche, nelle vicissitudini. Ovviamente questo servizio non è un manuale per riuscire a Roma, ma è un'occhiata veloce sulla realtà dei giovani siciliani che partono per la capitale per riuscire nel mondo della recitazione. E se qualcuno pensa di non avere tutte le qualità necessarie, beh, non si preoccupi. Tutto si impara. Bisogna applicarsi senza preconcetti. Il mestiere dell'attore è un mestiere estremamente complicato ed è un mestiere fatto essenzialmente di disciplina. Se non si ha disciplina è molto 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 difficile arrivare. Già, è davvero difficile insegnare cinema. Come dice Gianni Amelio, il cinema non si insegna, però si impara.